risultato l'ha commentato lo stesso presidente Conte, è stato effettivamente deludente, quali le mosse? Beh, adesso intanto, come ha detto anche il Presidente, ci sarà una riflessione interna che è già iniziata, diciamo, abbiamo già fatto un paio di riunioni, questa sera ci sarà la riunione congiunta e sicuramente ci sono delle cose da affinare, delle cose da rivedere. Sono comunque elezioni europee, questo ci tengo a sottolinearle, per il Movimento 5 Stelle è sempre stato un campo parecchio difficile, quindi forse alcune aspettative erano state ottimistiche, poi in realtà, voglio dire, non è così drammatico come alcune le dipingono, però certamente possiamo cogliere questa occasione per migliorarci ancora. Patogliani ieri ha chiamato la responsabilità, quindi forse è l'ora di sedersi effettivamente intorno al tavolo e ricostruire l'alleanza. Allora, questo noi l'abbiamo detto già da prima delle europee. Le europee hanno una legge elettorale per cui ognuno va per sé, ma è ovvio che se si vuole arrestare questa avanzata delle destre in Italia e in Europa bisognerà trovare un modo, una modalità di unitarietà. Io peraltro ho sempre spinto per questa cosa, quindi certamente questa cosa andrà fatta, ma non è una novità, voglio dire, se ne parla fin da prima delle europee. Siete disponibili come lo eravate prima? Assolutamente sì, sui temi, su ciò che ci accomuna troviamo una modalità e vanno contrastate queste destre che non sono d'accordo su niente, però riescono a stare insieme per convenienza. Forse possiamo imparare qualcosa da loro. Schlein ha detto sì, con Conte, però basta veti e bisogna fare le cose per, non contro, se vogliamo lavorare insieme. Per l'Italia, certamente. Per l'Italia, per il campo progressista, per le fasce più vulnerabili che abbiamo sempre difeso, contro i poteri forti, magari contro si può anche fare, contro qualcosa, ma sì, insomma, i punti in comune, salario minimo, l'abbiamo sempre detto, svolta green, ci sono tanti argomenti su cui si può lavorare. È in crisi la leadership di Conte, si è troppo appiattito sulla Schlein oppure... No, il Presidente è una persona intellettualmente onesta, per cui ha detto chiaramente si mette tutto sul tavolo e quando si dice tutto sul tavolo, quindi si mette ogni ruolo sul tavolo e si discute di tutto, ma assolutamente la leadership di Conte non è in discussione. E la battuta sulla risveglio di Grillo? Il risultato potrebbe risvegliare Grillo? Risvegliare Grillo? Farlo tornare un po' più presente? Ma non lo so, vabbè, poi voglio bene, quindi gli mando un abbraccio, ma insomma non credo che sia questo il punto di svolta, ecco, non sarebbe questo. Le battute finali però. Grazie.